siamo entrati in Notre Dame. Ed è proprio come hai detto tu, nella grande cattedrale c'è un'iscrizione che dice Ananke. Ananke è greco, vuol dire fatalità. Fatalità? E che significa? È semplice, che tu sei ricco o povero, che tu sei re o nullità. Fatalità è padrone del tuo destino, e quando incrocia il tuo cammino... C'è un triste presagio oggi a Parigi. Ma che dici, Gringoire? È così. Amore e morte si incontrano presto qui. E presto ci sarà un dramma. Dovrò scrivere per intero. D'altronde, siamo al tramonto di un'epoca. Tra non molto tutto cambierà, anche le piccole storie quotidiane. Quindi vuol dire che le piccole vicende drammatiche di ognuno di noi possono influenzare la grande storia? Proprio così, amica mia. E ricordati queste, sarà incisa nella pietra. Beh, o scritte sulla carta, nei versi dei poeti. È questo che mi insegna maestro Gringoire. Che strana epoca è la nostra. Aspetta voi artisti interpretare queste delle fate periferie dal mondo. Secondo me sto immaginando solo la sua prossima opera drammatica. Parlaci di questa epoca che viviamo, Gringoire. E anche tu, che sei sollievo. Raccontateci questa storia. Portateci voi nel tempo delle cattedrali. È una storia che ha per luogo Parigi è l'anno del Signore, 1482, storia d'amore e di passione. E noi artisti senza nome, della scultura e della rima, la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali. Pietra si fa, salva musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, sura e vetrate, la scrittura è architettura. Con tante pietre e tanti giorni, con le passioni secolari, l'uomo ha elevato le sue torri con le sue mani popolari, e con la musica e le parole ha cantato cos'è l'amore e come vola un ideale nei cieli del domani. Mi crolla il tempo delle cattedrali, la pietra sarà come la realtà, cadranno presto tutti gli ideali, la morte è già qua, questa è la fatalità. Spirito laico che percorre i tempi e non come un santone indovino. Oh, e su via! Lasciamo che per un giorno anche Gringoire possa fare dei pensieri folli. D'altronde oggi l'Epifania. Ma certo, oggi è la festa dei folli, il giorno in cui la maschera più mostruosa viene incoronata papa, dai. Tra poco tutta Parigi sarà in festa. Andiamoci a preparare! E allora che festa sia? Lasciate che sia mia la voce che dà il via e che spinge l'allegria folle alla follia. Hey!
Quasimodo zoppo e pure orgo. Io sono Quasimodo, il campanaro di Notre Dame. Amico mio, tu hai la maschera più mostruosa. È lui quello che fa più errore. Presto, incoroniamo papa. Campanaro? Sciocchi! La sua non è una maschera, ma è proprio la sua faccia. Ma basta! No, per favore, non prendetemi in giro. Potete farlo tutti i giorni, ma non oggi. Oggi sono felice proprio come un papa. Quasimodo, rientra in chiesa. Subito! Andiamo, Frollo. Lascio stare più ancora un po'. Bevo. Ti consiglio di non contraddirmi. Frollo, non voglio entrare in conflitto con te, ma ti ricordo che, come al capo dei guardi di Parigi, io rispondo solo al re. Questo lo vedremo. Quasimodo, ritirati. Subito! No, mio signore. Per un giorno io sarò il re della festa dei folli. Non voglio rientrare a Notre Dame. Oh, è così che rispondi? A chi si è preso cura di te fin da quando eri in pace? Ingrato! Se sei sopravvissuto da trovatello è solo e soltanto perché io ti ho raccolto dalla strada! Sì, hai ragione. Ero solo un nonato quando mi ha adottato. E ricordati che io sono l'unico che non ti ha mai chiamato mostro, nonostante avessi tutte le ragioni per farlo. Infatti te ne sarò per sempre grato, mio signore, ma per favore lasciami restare. Vedo una gitana così bella. Sicuramente danzerà. Lasciami rimanere per lo spettacolo. Attenzione, Quasimodo. L'inferno è con lei. Thank you.
sia pericoloso per noi stare qui sul sagrato di Notre Dame. Ma Clopin, oggi è la festa dei folli, tutta Parigi è in festa. E poi con tutta la gente che gira in città nessuno noterà gli zingari. Ah no? Secondo te tutti noteranno di sicuro. E anzi, ci hanno già notato. E tu Esmeralda, sorellina mia, non capisci che sei cresciuta? Non capisci che tutti gli uomini ti stanno guardando? Clopin, fratello mio, so che vuoi solo proteggermi, ma lasciami libera di vivere la mia vita. E poi non è giusto, perché noi dobbiamo essere sempre gli esclusi anche in un giorno di festa? Avremo anche noi il giorno del nostro riscatto. Fidiamoci di Clopin, il re della corte di miracoli. Basta chiacchiere, presto, vieni qui, ora! Bella e incantatrice, tu sarai la mia musa ispiratrice. Bella e pericolosa, poco mi importa il fiordaliso, mia futura sposa. Quasimodo, sei ancora qui? Ti avevo ordinato di rientrare! Così hai costretto anche me a vedere quella femmina sacrilega! Scusa, Frollo, non volevo disobbedirti. Tu hai legato a me come un cane alla catena, ma mai un cane ha tanto amato, mai! Io appartengo a te più di un cane. Da bravo ora, Quasimodo, ritiriamoci ora, tra queste mura. I nostri cuori onesti resteranno incatenati a Notre Dame. Sì, hai ragione, torno dai gargoyles, i miei amici di pietra. Non abbanderò mai più la cattedrale. Non è detto, Quasimodo, sto meritando qualcosa che forse ti coinvolgerà, ma ti dirò più tardi, dopo i vesperi di questa sera. Salvare l'anima perduta di quella povera zingarella. Esmeralda. Dunque è così che si chiama, eh? Ebbene approfitterai dell'imbrunire. Quando il sagrato sarà semi deserto, per uscire dalla cattedrale e... Davvero mi lasci uscire? Certo, ma solo per andare a cercare Esmeralda. Dovrai avvicinarla con una scusa, prenderla e portarla da me. Ma Frollo, perché? Silenzio! Bisogna imprigionarla nella torre più alta e lì io personalmente le insegnerò la nostra religione. Va bene, obbedisco. Io sono il tuo servo fedele e ti devo tutto. Molto bene, Quasimodo. Ora va! Lasciami da solo nel mio raccoglimento. Povero Quasimodo, non se ne va bene ora. Ma perché non ti ribella quel maledetto Frollo? Come is what they
faccia a faccia con se stesso. Vediamo se cambia idea. Vediamo se rinuncia al suo piano malvagio. Che io, Febo, il capo delle guardie del re, prenda così a cuore la tua sorte.
Tu sarai anche il capo delle guardie, ma sei in errore. Lei è Smeralda e i soldati non d'amore. Ah, ora me prendi di più. Ma cambierai idea, ne sono certo. Per ora ti lascio andare, ma ti aspetto domani sera al guardamore. Però, che uomo deciso. È bello come il sole. E domani sera mi aspetta al guardamore. Smeralda, scordatelo! Quell'uomo porta solo guai! Andiamo via prima che le guardie ritorni. Che incapace! Quasimodo! Mi toccherà trattare con il re per la sua liberazione. E quel pepo, chi si crede di essere? Esmeralda, sei un'illusa. Domani notte al guardamore ci sarò anch'io e vedremo chi riuscirà ad averti. Porterò con me un pugnale e se necessario lo userò. Il mio presentimento non era sbagliato. Temo che al guardamore non ci sarà amore, ma morte. Devo seguire la Smeralda. Devo vedere la corte dei miracoli. Fermati, Febo, aspetta! Ma dove vai? Io sono Fiordaliso, la tua futura sposa, devo dirti una cosa. Scusami, mia cara Fiordaliso, ma con difetta. Perdonami! Volevo solo mostrarti la fede di diamanti che ho acquistato per che tu possa metterla a dito quando ti avrò sposato. Mia cara Fiordaliso, questa fede è un paradiso. Scusami, vorrei andare. Addio, caro! A buona guardia! Ma che cos'ha? Che cosa gli passa per la testa? Lo terrò d'occhio e lo seguirò, se necessario. Ma ormai scende la notte e conviene ritirarsi prima che arrivi qualche ladruncolo della corte dei miracoli. Ti offrirò Esmeralda, la nostra regina.
Ma io non posso sposare Smeralda. Lei per me è solo una musa ispiratrice. Musa ispiratrice? Senti che bel damerino ti sei trovata, Smeralda. Musa ispiratrice, mi piace, ma non avrai altro da me. Ma io non voglio altro, ti ripeto che non ti posso sposare. Dunque, rifiuti la nostra regina. E allora, facciamola fuori. Che aspettiamo, Robert? Aspettate. La verità è che io non sono un poeta, ma una poetessa. Ma non sei un uomo! Perché fingi di essere uomo? Non ti piace essere donna? Vedete, in questo mondo a noi donne non è dato per viaggiare, studiare o dedicarci all'arte. Per questo io ho trovato uno stratagemma per potermi prendere le mie libertà. Tutta Parigi crede che sia un uomo. Solo a voi ho svelato la mia vera identità. Sapete che vi dico? È un'imbrogliona, proprio come noi. Sì, insomma, come noi fingiamo di essere zoppi, ciechi e sordi, per poter continuare davanti alla donna, così lei finge di essere uomo. Ci piaci, Green, Boar, o qualsiasi sia il tuo vero nome. Graziamola, Clopin, lasciamola vivere! Perché ho studiato e viaggiato tanto. Ho visto molti popoli che come voi vengono esclusi dalla società. Però io scrivo soprattutto d'amore. E allora dimmi tu, che comprendi, scrivi d'amore? Febo, che non è? È latino. Febo è il dio del sole. È proprio vero. Febo come chiama è bello come il sole. Ehi, ti hai preso una cotta proprio oggi, sul sagrato di Notre Dame. E indovinate per chi? Per Febo, il capo delle guardie. Ma che? Sei impazzita, Smeralda! Quelli come lui danno la caccia a quelli come noi, per sbatterli in prigione. Prima o poi lo prenderai, lo porterai qui e ci farai arrestare tutti. Non sono stupida, Clopin. Febo non verrà qui. Ci vedremo domani sera al Val d'Amore. Al Val d'Amore! E Smeralda, stai attenta. Domani sera al Val d'Amore non verrà solo Febo, ma anche Frollo. L'ho sentito sproloquiare come al suo solito sul sagrato di Notre Dame. E sono certa che ha intenzione di venire a quell'appuntamento. È per questo che stanotte sono venuta con qui, per avvisarti. Ma ora è meglio che vada. Tornerò ad essere il solito Gringoire, uomo che tutta Parigi conosce. Clopin, fa qualcosa, altrimenti Smeralda si metterà nei guai. Metterà tutti noi nei guai. Senti, Clopin, prima addirittura volevi darmi sposa. Io sono libera, non sono una... Basta così! Ti ho sempre tenuta sotto la mia ala protettrice. Ti ho potuto. Ma adesso basta! Non sei più una bambina! D'oggi nessuno va più da mai a nessuno! È la legge della strada! È la legge della corte dei miracoli! Vabbè, andiamo a dormire, va? Già, oggi Parigi è in festa ed è stato facile arrivare lì. Ma da domani basta festa dei folli, sembrerà di essere in quaresima. Sarà difficile vivere in una città che non ci accoglie e non ci vede di buon occhio. Già, dai, andiamo a dormire. Sta già albergiando. Thank you.
Ma dove è finito? È tutta notte che ti cerchiamo. Sono stato alla Corte dei Miracoli. Alla Corte dei Miracoli? Ma sei impazzito, Gringoire? È pericoloso! Là ci sono solo ladri, assassini, truffatrici e prostitute! Non è vero! Lì abitano anche gli sfortunati che non hanno pane e lavoro. Così sembri giustificare le loro misfatti, Gringoire! Quelli che ti no? Ma di certo li perdono. Ci sono anche delle anime belle in quel covo di truffanti. Visto? Gringoire sbadiglia e farà suonato. Avrà fatto l'ore piccolo. E come dicevamo al diacono Collo, ieri sera abbiamo visto il poeta seguire la giovane Smeralda. Sicuramente ce l'hanno sulla Corte dei Miracoli, in quel luogo di perdizione. Dunque, poeta, questa notte sei spazzato con la zingarella. Giuro che non ho toccato con un dito. Dai, per me, è soltanto una respiratrice. Ma quindi tu la sai dove si trova la Corte dei Miracoli? Devi subito il fenello del pentano. Di non l'arcidiacono. Ci penserà lui ad avvisare il capo delle guardie, no? Ecco, non credo che potrei riuscirci. La notte non c'era la luna e non riconoscere le strade. Vergogni, Gringoire! Il regno dei cieli dovrebbe ispirarti, non l'umanità peccaminosa che striscia sulla terra. Lui è poeta e voi siete prete. Infatti di donne qui siamo in crocevia. Di là la religione, di qui la poesia. Il mondo sta cambiando, non lo sai, Frollo. Cultura, conoscenza, arte, presto sono tutte più accessibili. E la Chiesa non potrà più terrorizzarci con la sua inquisizione. Chiedete al maestro Gringoire. Lui ha viaggiato, è stato a Firenze. Lui saprà dirvi da che parte tira il vento. Sì.
Le campane si sono di nuovo! Invece gli altri no, gli altri vogliono solo il tuo dolore. Buon Quasimodo, tu vuoi proteggermi dai rischi della vita, ma io e te siamo diversi. Ti lasci che Frollo ti tenga a guinzaglio qui, ma io non posso rinunciare alla mia libertà. Almeno accetta la mia ospitalità, ti vedo stanca, presto e riposa. Qui in cattedrale invece il diritto di asilo. Il diritto di asilo? È un preciso patto fra Chiesa e Stato. Chiunque vi può restare senza temere di essere arrestato. Esmeralda, l'asilo è qua, resta qua! Lasciala tranquilla, facciamoci più là. Non temere, Esmeralda, sul luce il tuo sonno veglierà. Ma se te ne passi in cattedrale, vedi, vai a controllare! Febo, Febo, dove sei? Febo! Eccoti qui, bella, tu sei l'inferno e il paradiso. Frollo, ma non capisci? Esmeralda ti ha gettato in un abisso di un pensiero fisso. Sei che l'intenzione, ma andiamo alla tua religione. Febo, fatti vedere, Febo, dove sei? Esmeralda. Fermati, Febo, sei sconvolto, il tuo dito perso. Bella, tu sei la volontà. Amico mio, sei ridotto male. Oh, guarda, c'è il cartellino, sposala e torna alla tua vita normale. Dentro i suoi occhi d'agitata con qua
Thank you.
per i vestri io non ci sarò, ho da fare. Quindi, a viva le altre sorelle, crescete voi le preghiere al posto mio. E così questa sera avrò la da fare. Quando dimentica che hanno orecchie queste mura vecchie e noi suore ad occhi aperti stiamo. E di Notre Dame tutto sappiamo. Così io so bene ora dove va l'arcidiacono col suo batticuore. Frollo, stanno di corsa al Val d'Amore. Oh signora, Val d'Amore, Val d'Amore, ma come? Ma come puoi ostinarti a negare? Sei perfino entrato armato in cattedrale! Ma te l'ho già detto, signor Davito. Ho visto una zinga sospetta tra i Notre Dame. Il re mi ha affidato il controllo della chiesa del suo sagrato e io dovrei assicurarmi che Smeralda non commettesse nessun reato. Lo vedi? È persino il suo nome. E t'ho visto, sai, con che occhi la guardavi. E va bene, forse hai ragione. Quella zingara mi fa cadere un po' il segno. Andiamo, su, facciamo la pace. E va bene, ma che sia una pace vera. Lo vedi? È già il tramonto. Perché non ceniamo insieme a luce di candela? Stasera, no. Stasera è impossibile. Devo andare a Val d'Amore. A Val d'Amore? Quella locanda dove si incontrano coppie clandestine? E che ci vai a fare? Ma cosa hai capito, mia cara Fiordaliso? Stasera sono di guardia a Val d'Amore. Si dice che in quella locanda ci sia una bisca clandestina. E io sarò lì solo e soltanto per girare. E va bene, voglio crederci. La nostra cena a nome di candela sarà domani sera. Ma stai attento a quegli zingari e soprattutto lontano dalle zingare. Non dubitare, Fiordaliso. Parola di fede. E così passerò da sola un'altra serata. Che destino ingrato per una promessa sposa e innamorata. Mi sono svegliata per riposare e mi sono addormentata.
Che hai sognato? Ho sognato che mi accarezzavi i capelli. Come? Così? Sì, così. Lentamente e dolcemente. Vedi? Era destino che noi stessimo insieme. Una vera e propria fatalità. Thank you.
stimato. A quanto pare stanotte Smeralda è scappata di prigione e ora si rifugia in Notre-Dame. Noi dobbiamo riportarla in Gattabuia. Ma c'è il diritto d'asilo? Pollo se ne infischia del diritto d'asilo. Eo non è l'arcidiacono. E ormai la Santa Inquisizione l'ha già condannata all'inquisizione. Ma noi siamo tornati a pugnalarti. Già. Ma quella gatta selvatica, beh, non ha fatto un buon lavoro. Non ha preso un punto vitale. Stamattina non porto la corazza perché sono ferito e mi batte sul prima. Ma per il resto sto bene, come vedi. Ma quindi Smeralda con sei stato? No! Ma poco importa. È una strega e non so, e ne sono certo. E se non mi implicate, la impiccherò lo stesso con queste mani, proprio dai ton Notre-Dame. Se scoprirò chi l'ha aiutata a farla fuggire, impiccherò anche lui. Sono stato io, Pollo. Prendo a calci come un cane bastardo! Fermati, Pollo! Che ci fate voi, topi fogna, nel sagrato della mia chiesa? Siamo qui per rivendicare il diritto d'asilo di Smeralda. E io sto con loro, Pollo. Tu, ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te! E cosa avessi fatto? Sentiamo. Tu mi hai raccolto dalla strada per tenermi rinchiuso in Notre-Dame, lontano da tutto e tutti, solo perché ti vergognavi della mia deformità. Tu hai fatto di me un escluso dal mondo. E così hai deciso. Ti schiederò per te. Contaci, troll. Quasi uno della parte giusta. Ora scopriamo soltanto queste frasi eterne di concorre.
stata scomparsa da Quasimodo, ecco tutto ciò che abbiamo potuto scoprire. Circa 2 anni dopo gli avvenimenti che concludono questa storia, quando si andò a cercare in un remoto cimitero parigino, si trovarono, fra molte orrende carcasse abbandonate, 2 scheletri, di cui uno teneva insolitamente abbracciato l'altro. Uno di questi 2 scheletri, che era quello di una donna, aveva ancora addosso qualche brandello di una veste verde. L'altro scheletro, che teneva il primo strettamente abbracciato, era quello di un uomo. Si notò che aveva la colonna vertebrale deviata, la testa nelle scapole e una gamba più corta dell'altra. Non aveva comunque nessuna rottura delle vertebre della nuca ed era evidente che non era stato impiccato. Dunque, l'uomo al quale era appartenuto era andato là e vi era morto. Quando cercarono di staccarlo dallo scheletro che abbracciava, cadde in polvere. Thank you.